Bonjour mio family! Oggi è domenica e io mi sono svegliata come al solito con una testa assurda perché faccio i capelli, poi vado a dormire e questo è il risultato. Comunque, non so perché dalla parte destra mi tengono sempre meglio, la parte sinistra è, cioè, crolla tutto praticamente, no? Un riccio forse se lo trovi. Beh, comunque, oggi è domenica e che cosa è successo nella notte, logicamente, tra sabato e domenica, quando tutti i tecnici delle caldaie sono chiusi, praticamente la caldaia è andata in tilt, letteralmente in tilt, quindi sono senza riscaldamento e senza acqua calda. Logicamente, dalla notte scorsa, oggi tutto il giorno, domani che è lunedì potrò finalmente telefonare ai tecnici che mi daranno appuntamento chissà per quando. Quindi nel frattempo la casa è gelata, fa veramente freddo e non posso lavarmi con l'acqua calda. Quindi ragazzi, io adesso mi farò la doccia, non laverò i capelli, grazie al cielo li ho lavati ieri, ma mi farò la doccia con l'acqua fredda o comunque vedrò di riscaldare una pentola di acqua calda, non lo so, cioè veramente il disagio totale, il disagio totale. Oggi sono proprio arrabbiata, sapete perché? Perché questa caldaia è una di quelle caldaie super tecnologiche, eccetera, eccetera, ma ha dato talmente tanti problemi. Se vi ricordate l'anno scorso, cioè, praticamente non ha funzionato per tutto l'inverno e io riscaldavo la casa con la stufetta elettrica, cioè praticamente venivano, il giorno dopo non funzionava di nuovo, andava in blocco. Adesso quel problema l'hanno sistemato, il problema che c'è oggi però mi preoccupa alquanto perché non dà alcun tipo di errore. Praticamente il display, ho provato anche a spegnerla, riaccenderla, resettarla. Se premo il tasto per spegnersi non si spegne proprio. Quindi se c'è qualcuno che si intende, per favore datemi una mano, magari riesco a risolvere io da sola. Adesso vi farò vedere. Praticamente sul display ci sono soltanto delle righe che girano così, senza un perché, e se spengo proprio l'elettricità e riaccendo l'elettricità della caldaia, perché appunto spegnendo on off non succede nulla, se spengo l'elettricità e riaccendo l'elettricità alla caldaia, sul display per qualche secondo vengono fuori tutte le spie, tutte le icone possibili, immaginabili che ha quel display, cioè veramente tutte, per qualche secondo, e poi ricominciano queste barre così, ed è una cosa alquanto strana, e la caldaia sento che cerca di accendersi ma non ce la fa, ed è una cosa che fa in loop, quindi o esplode tra un po', e purtroppo ho controllato, ma i tecnici sono chiusi naturalmente, perché quando è che succede sta roba con la caldaia? Di domenica, logicamente. Comunque, vabbè. A parte questa cosa che mi fa veramente arrabbiare, perché non sapete quante volte l'anno scorso mi sono lavata con l'acqua fredda e quante volte ho sofferto il freddo perché non funzionava e continua a non funzionare. Cioè, boh, non lo so, vabbè, questa è una caldaia che logicamente ha un sacco di problemi e non hanno voluto sostituirla quando era in garanzia. Comunque, a parte questo, non è un mio problema perché, ripeto, io da questa casa me ne vado il prossimo mese e ho già raccolto parecchi scatoloni. Grazie al cielo, tutte le aziende che mi mandano i prodotti, io poi mi serve lo scatolone, quindi dovrei averne, spero, abbastanza, perché se l'anno scorso avevo 100 scatoloni, non so quanti potrò averne quest'anno, che comunque accumulo, cioè continuo ad accumulare roba. Ne do anche tanta via, però, c'è cioè da dire, do anche tanta roba via, però sarà una bella avventura. E voi verrete con me, sarà una bella avventura. Comunque sono molto felice di tornare a casa mia e il ragazzo che sta da me è stato molto carino perché aveva tutta la facoltà di rimanere in affitto nel mio appartamento fino a praticamente ottobre 2020, invece è stato molto molto gentile perché se ne sta andando prima, parecchio prima, quindi sì, sono stata molto molto fortunata. Comunque, ieri ho fatto i piercing nuovi, un buchino qua e un altro buchino da questa parte, quindi adesso in totale ne ho 4 sull'orecchio sinistro e 3 sull'orecchio destro. Non so, oggi ho un po' di mal di gola, forse sarà perché fa freddissimo e ho i pinguini che camminano per casa, ma no, comunque, a parte questo, sono molto contenta di aver fatto i piercing e tra l'altro stanotte ho dormito un po' così così perché ogni tanto mi facevano male. Io sono molto furba e faccio sempre i piercing subito su entrambi gli orecchi perché sono entrambe le orecchie, sono entrambi gli orecchi.
Comunque, sono molto furba e li faccio subito da entrambi i lati, così poi la notte mi fanno male entrambe le orecchie e non riesco a dormire. Poi mi sono svegliata qualche volta, ma succede solo per i primi 2 o 3 giorni, dopodiché, insomma, va bene. Mi ha controllato anche gli altri piercing che ho fatto ormai quasi un mese fa ed è tutto a posto, ma lo sapevo, è tutto a posto. Quindi, cosa molto importante, andate a farli dal piercer i piercing, anche se sono ai lobi. Sono comunque piercing e poi ve lo dirò anche perché il piercing, il piercer me l'ha detto. E to pierce significa in inglese forare, ragazzi, quindi qualsiasi, ma comunque poi ve lo dico perché vi metterò un pezzetto del video di ieri in cui appunto sono andata a fare i piercing, perché di solito di sabato non filmo, però volevo troppo documentare questa cosa dei piercing e quindi ho preso la videocamera e ho filmato comunque, però c'è solo questo pezzetto che vi metterò dopo. Però mi raccomando, andateli a fare comunque dal piercer, non con la pistola, perché le pistole, mi raccontava ieri, raramente sono sterili, perché ovviamente, cioè, vanno ad utilizzarle su altre persone. Mi diceva che a volte possono essere monouso e quindi in quel caso sono sterili, ma è raro trovare gioiellerie che hanno pistole monouso e quindi sterili, e quindi quando si va a forare un orecchio inevitabilmente ci sono diciamo residui che può essere liquido, può essere, insomma, non sono sterili, e quindi ti puoi beccare una brutta infezione, uno. E due, anche il gioiello che ti mettono non è ovviamente in materiale così sicuro come quello che usa il piercer. Altra cosa, fa anche più male farli con la pistola, perché la pistola lacera i tessuti mentre il l'ago li fora, quindi... E ovviamente senti meno male, ma la cosa più importante è che non rischi un'infezione, o comunque il rischio di infezione, boh, vabbè, che poi dipende anche dalla cura che tu hai dei tuoi piercing, però molto cioè succede di beccarsi un'infezione quando si va a fare i buchi dal gioielliere. Si rischia un'infezione anche per come già il buco viene fatto, ok? Già il foro viene fatto, quindi... Sconsiglio, mi raccomando, ed è per questo che io vado dal piercer, anche per i lobby. E vabbè, adesso io in realtà mi vedo con Giulia e con la sua bimba, non so se c'è anche Elia oppure no oggi, però mi vedo con loro e vado, andiamo a mangiare sushi a pranzo. E adesso non so bene come farmi la doccia, penso che mi laverò... Sì, con l'acqua fredda e poi, non lo so, scalderò una pentola per sciacquarmi, poi io non lo so, veramente. Il disagio, comunque, questo è quanto per oggi, purtroppo, ragazzi. Spero di aver risolto i problemi di luminosità che avevo con questa videocamera. Praticamente io, cioè, non so come, ma vado nel menu, sposto tutte le impostazioni, cioè io faccio un casino... E poi alla fine cambio le impostazioni, che non so nemmeno io come o quando l'ho fatto. E invece di lasciare automatico avevo messo tipo scene all'aperto, una roba del genere. Io adesso ho rimesso automatico, però il bello è che io non mi accorgo di cambiare, cioè io vado, premo, boh, vabbè, non è importante. Comunque, adesso andremo veramente a riscaldare questa pentola per farci la doccia. Che tristezza, mamma mia. E ovviamente succede di domenica. Succede di domenica. Ciao! Cosa fai tu? Dove va? Ma, gatto Denver! No, in camera. No, in camera. Ciao, amore mio. Ciao, amore mio. Sei bellissimo? Sì, amore mio. Sì, amore mio. Sei bellissimo, amore mio. Lui mi aspetta sempre davanti alla porta. Sempre questo gattino rullo bianco. E un po' arancione. Sì, un po' arancione. Ecco, vi faccio vedere. Io ieri sera l'ho trovata così. Si riesce a leggere? Sì. Riconoscimento dispositivo. Queste strane robe qua. Ed è bloccato così. E quello è il display. E adesso vi faccio vedere la caldaia che cosa fa. Che, cioè, la cosa mi preoccupa non poco, e quindi, ecco, fa rumori sospetti, e questo è quanto.
Ecco, continua a fare questo. Continua a fare questo, io provo a spegnerla e succede solo questo. Cioè non succede nulla. Reset, non succede nulla, ho provato a premere un po' tutto, l'unica cosa che succede è questa. Già, sì, sì. E l'acqua calda non funziona in tutta la casa e non funziona il riscaldamento a pavimento. Fa veramente freddo, vabbè. Prepariamoci comunque in qualche modo e ci vediamo tra un po'. Anzi, mentre io mi preparo, vi lascerò la scena di ieri quando sono andata a fare i piercing. Ciao, a dopo. Ok ragazzi, ci siamo, sono sempre qui, sempre con il mio piercer Angelo e sempre da Body Factory, vabbè. Voi lo sapete che vengo sempre 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 qui per i miei piercing. E tra l'altro volevo anche aggiungere il fatto che ne parlavamo anche prima, ma questi anche al lobo ragazzi sono piercing, perché to pierce vuol dire forare, e anche se li fate ai lobi sono comunque piercing. In tanti mi avete scritto: no, non sono piercing, se li fai ai lobi non sono piercing. Sì, sono comunque dei piercing, e io consiglio sempre di venirli a fare dal piercer ragazzi, non nelle gioiellerie con la pistola, mi raccomando, mi raccomando. Comunque ora sto per fare il quarto buco da questa parte, lo vedete, c'è già il puntino, e il terzo buco da quest'altra parte, e basta, direi che ho detto tutto. Direi che ci siamo. Ci siamo ragazzi. Ok. Sono sempre un po' in ansia prima. Ma normale, sì, no, in realtà, boh, ma meno dell'altra volta però, perché non mi ha fatto niente. L'altra volta non sapevi cosa sì, andare è vero. Okay. È fatta ragazzi, è fatta. Sono sempre molto molto carini nello studio, perché per policy non fanno filmare, però prima, magari almeno prima del foro mi lasciano filmare, quindi e il piercer mi ha ripetuto, che sono stata brava a dirlo, che anche i piercing ai lobi sono piercing, perché appunto, ripeto, to pierce vuol dire forare, e ovviamente anche ai lobi si fanno dei fori. Scusate, guardavo la macchina. Quindi quindi sì, sono molto molto contenta. Qui ho fatto il quarto buco ed ho messo un fiorellino, non voglio toccare proprio vicino, e che mi hanno detto non toccare, e qui invece ho messo un cuoricino. Sono entrambi, il cuoricino è un po' più grande, quindi sembra un po' più vicino all'altro, ma in realtà abbiamo misurato al millimetro e sono perfetti. Sono troppo troppo felice. Avevo portato i miei orecchini, nuovi che ho preso, che vi farò vedere, e però non me li hanno messi quando mi hanno fatto il foro, quindi me li metteranno quando guariranno, però sono super felice, e li ho presi entrambi in oro. E poi mi ha anche cambiato questo al trago e mi ha messo quello nuovo, però non vi faccio vedere più di tanto perché lo vedrete nel video dei miei autoregali per San Valentino, questo qui assieme agli altri che ho preso. E quindi sì, molto molto felice. Adesso sto pensando di farne uno qua. Che cosa ne dite? Consigliatemi, consigliatemi. Io l'avevo fatto tipo alle medie qua su, però non mi si era mai cicatrizzato e poi l'ho tolto dopo un sacco di tempo, però forse forse ci sto ripensando. Consigliatemi. Ok, ci siamo e sono qua con Giulia. Ciao, ciao. Che un po' che non la vedete. È vero, tanto tanto. È vero, è vero. E oggi la bimba non c'è, purtroppo. Oggi è uscita libera. Sì, oggi beh, per lei uscita libera ed è contenta, mi dispiace un po' perché non l'ho vista. Beh, ma recupereremo. E stiamo andando al sushi, che è esattamente là. Semaforo. E stiamo pianificando una bella buffata. Ok, allora, per il momento ho preso i nigiri come al solito al salmone. Io li prendo sempre al salmone. Poi ho preso questi qua, i maki al salmone come sempre. E poi abbiamo preso sia il 58, che sono i salmon roll con salmone, avocado e Philadelphia. E poi abbiamo preso il 47, il tempura roll con gambero fritto e avocado. E adesso aspettiamo. Sono arrivati i primi nigiri. Cos'è, gambero cotto? Tonno? Allora, gambero cotto, tonno e... non mi ricordo. Branzino. E sono arrivati anche i nigiri al salmone. Ragazzi, ciao. Lei mi ha riconosciuto ed è stata simpaticissima. Ci siamo fatte mille foto, mi ha fatto mille complimenti. Sei super simpatica. Grazie. Ciao. Ciao. Mia family, sono tornata a casa. Abbiamo chiacchierato tantissimo con Giulia ed ho perso un po' il senso del...
dell'ora che stava passando, del tempo, il senso del tempo, ce la posso fare. Comunque sono andata poi anche a farmi la doccia da mia mamma, perché rendiamoci conto, io ancora non posso fare la doccia. Comunque domani chiamerò finalmente i tecnici, perché appunto purtroppo queste cose capitano sempre di domenica, quindi domani dovrei risolverla questa cosa. Speriamo, dita incrociate, mi raccomando, anche voi per me dita incrociate, ragazzi. E perché veramente, cioè, io non lo so, ma sono l'unica che ha sempre problemi con la caldaia, vi prego ditemi di no. Comunque questo è quanto. In realtà è già parecchio tardi, perché ho un po' dimenticato la videocamera per qualche ora, ma a volte quando sei con le tue amiche è anche giusto farlo, credo, suppongo. Vuol dire che non mi sento forzata con la videocamera, perché altrimenti, boh, non lo so, è una cosa che a volte mi capita, visto che per me è talmente naturale filmare durante le giornate, filmare i vlog, a volte mi dimentico della videocamera perché magari in quel momento, secondo me, non è giusto filmare. Non so come spiegarla questa cosa, per me è una cosa naturale, a volte è giusto filmare, a volte no. Quindi è... insomma, non so bene come spiegarla questa cosa, comunque è così. E adesso in realtà, prima di andare a nanna, metterò soltanto lo smalto, perché è un periodo che voglio, ovvero devo, mi hanno praticamente costretto da Goran, devo stare senza semi permanente, quindi devo fare lo smalto normale oggi per la prima volta. È il Dior Tra la la si chiama, oddio no, non state vedendo nulla, ok, forse così. È il Dior Tra la la, che è questo bellissimo nude rosato, e poi userò il top coat, che quello di Dior è tra i migliori che io abbia mai provato, perché è molto lucido, tiene bene, fa una bella barriera spessa, ti indurisce l'unghia e in più si asciuga super 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 in fretta, che forse è la cosa che mi piace di più, perché io detesto gli smalti che ci mettono secoli ad asciugare, li odio. Prima di salutarvi voglio anche approfittare per ricordare a tutti i ragazzi, le ragazze del nord-est, della Slovenia, della Croazia, che sabato 2 marzo farò un incontro per incontrare tutti voi. In realtà incontro tutti, anche se venite dalla Sicilia per vedermi, però ovviamente so che Trieste non è centrale come posizione, quindi è più fattibile che magari venga chi è della zona, però ovviamente può venire chiunque. Ma voglio ricordarvi che sabato 2 marzo dalle 18:30 alle 20:30 sarò nel salone di parrucchiere Goran Wieler ad aspettarvi tutti in via Roma 9, appunto in centro Trieste, e non vedo l'ora, in tantissimo avete detto già che venite, quindi sono molto 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 contenta, non vedo l'ora, sono emozionata come al solito, ve lo dico sempre, preparatevi, perché io agli incontri sono sempre super super emozionata, nonostante io ne abbia fatti tanti, cioè sono sempre stra emozionata, indipendentemente da quanti ne faccio, da quanti di voi incontro, mi prende sempre quella specie di emozione mista a panico. Però non vedo l'ora, non vedo l'ora, perché sabato 2 marzo si avvicina. Quindi questo è quanto, comunque, mia family. Io vi ringrazio come al solito per aver visto il mio video, spero che vi piaccia. Tra l'altro ho visto che un po' tutti gli youtuber, tipo americani che seguo, chiedono sempre di likeare il video, cliccare like, iscriversi. Io non lo faccio mai, non so se faccio bene o no, forse dovrei iniziare a farlo anch'io. E boh, non lo so, se vi è piaciuto il video mettete like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, ma insomma non lo so, mi sembra un po' strano ripeterla ogni volta sta cosa, mi sembra ovvio. Comunque boh, magari non lo so, forse dovrei, lo fanno tutti. Comunque, bacio grande, mia family, vi voglio bene, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!